La mission del premio Fair Play è proprio quella di rivolgersi ai giovani, perché i messaggi che arrivano dai grandi campioni, quindi la correttezza, l'etica, il rispetto delle regole, qualsiasi forma di lotta alla violenza, il messaggio deve arrivare alle nuove generazioni. Lotta al bullismo, fair play, etica e pace sono state queste le tematiche al centro della 10ª edizione del concorso Borse di Studio Fair Play, Etica e Sport. Il concorso è stato indetto dall'Associazione Premio Internazionale Fair Play Mecenate in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale di Arezzo. Il mezzo sport ci consente di rispettare le regole, rispettare gli altri, rispettare gli ambienti e fare dei gesti belli durante le partite, durante le manifestazioni. Quindi direi che tutti i miei colleghi hanno lavorato sulle coscienze, su plasmare in questi ragazzi fin dalla più tenera età la coscienza dell'onestà, del rispetto e del fair play. A far da sfondo alla cerimonia delle premiazioni la Sala dei Grandi della provincia di Arezzo. Si tratta del primo step verso la 23ª edizione del premio internazionale Fair Play Menarini, la 3 giorni dedicate big dello sport che si svolgerà a Castiglion Fiorentino. La provincia non poteva che sostenere questo tipo di iniziativa proprio per divulgare il più possibile tramite anche un evento che dà uno dei premi di maggior valore dal punto di vista appunto internazionale agli sportivi e a tutti coloro si sono distinti in questo ambito, proprio cercando di trasmettere però in particolare alle nuove generazioni, ma a tutti noi, i valori positivi dello sport. Ad aggiudicarsi il premio Studi e Sport delle Fiamme Gialle quest'anno la giovane nuotatrice aretina Caterina Ceccarelli, che avrà la possibilità di trascorrere un weekend presso il centro sportivo delle Fiamme Gialle per allenarsi con i più prestigiosi atleti. Credo sempre in me stessa, riesco a congiungere bene lo sport con la scuola e riesco a ottenere anche ottimi risultati e spero di continuare nella mia strada e cercherò di impegnarmi al massimo per il mio futuro.